Ore 21 in punto, appuntamento numero 18 con Velo, la rubrica di TV6 dedicata al mondo del ciclismo. Ci avviciniamo verso i campionati italiani, che saranno insomma il proscenio per gli atleti di casa nostra, i campionati nazionali, in attesa che cominci il Tour de France. Ma questa sera, e tra un po' scoprirete perché, sarà una puntata molto particolare in cui parleremo di ciclismo, ma in senso lato, spesso e volentieri. Poi capirete perché tra pochissimo. Abbiamo una squadra in studio che è stata nostra ospite l'anno scorso, che ritroviamo con particolare piacere, ma soprattutto parleremo di un grande, di un grandissimo del ciclismo, che domenica di fatto con i campionati nazionali dà l'addio al professionismo, ovvero Damiano Cunego. Io saluto e ritrovo con piacere, a distanza di una settimana, l'ideatore della trasmissione. Un applauso, Luciano Rabottini. Ciao Luciano, ben ritrovato. Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. Abbiamo detto che abbiamo una squadra in studio, che abbiamo avuto anche negli anni passati e che abbiamo molto piacere ad avere di nuovo nei nostri studi, è la Sangro Bike di Marco Di Renzo. Ciao Marco. Buonasera. Poi conosceremo anche i tuoi ragazzi, ma soprattutto poi faremo i complimenti e analizzeremo con te, ma non solo, la vittoria di Andrea. Di tuo figlio Andrea. Poi, come detto, sarà una giornata particolare per Damiano Cunego, quella dei campionati nazionali, ne parleremo, sarà una domenica particolare, con Alessandro Donati. Ciao Alessandro. Buonasera a tutti. Un po' di emozione da parte tua, anche da parte tua, anche sì. Se te hai smesso da un po', però insomma, vedere un altro che smette, ci sarà. Beh, un po' di emozione. Sì, è sempre molto emozionante. Particolare. Sì. Particolare. Tu l'hai avuto anche come collega, Damiano, come atleta, adesso gli sei direttore sportivo. È stato bello quest'ultimo periodo con Damiano. Sì, sì, è veramente stata un'esperienza molto bella, perché comunque lui è di un'umiltà incredibile e devo dire lui... è stato, la sua carriera è stata veramente una bellissima carriera. Io ho avuto la fortuna anche di dirigerlo da direttore sportivo, quindi sto vivendo anch'io una bella esperienza, una bella cosa. E ne parleremo. Poi parleremo, Alessandro. Vi dicevo, è una serata particolare, una puntata particolare, perché innanzitutto lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito. È stato presidente non una, due volte, due mandati della Federciclismo, Giancarlo Ceruti. Buonasera, benvenuto ai nostri studi. Buonasera. Ex presidente della federazione, ma soprattutto io adesso ho alcuni suoi libri, adesso scrittore, che ovviamente ha portato le due ruote su tante pagine. le piace come definizione? Sì, va bene, anche perché girando in bicicletta si riesce a vedere certe cose che in macchina non si riesce a notare, quindi la mia ricerca di carattere etnografico, girare in bicicletta ci si può fermare, osservare e si possono scrutare molte cose che a una certa velocità non si riesce a vedere. Assolutamente, ne parleremo, un applauso ai ragazzi della Sangro Bike. Ciao ragazzi, ragazzi e ragazze, abbastanza equamente divisi, va bene. Io ringrazio subito in regia Maurizio da qui che mi supporta, Gianluca Fortunato alle camere, e vi ricordo che potete seguirci sia sul canale 14 del Digitale Terrestre, per gli abitanti del Molise sul canale 606 del Digitale Terrestre, poi vedremo anche le repliche, non abbiate timore, ma soprattutto potete seguirci, per chi magari è fuori casa, anche sulle nostre pagine Facebook, quella di TV6 e anche quella di Velo. Come vedete sono due dirette uguali, che sono linkate su due pagine differenti. Potete mettere una reazione, potete mettere dei commenti, se invece avete piacere magari a scriverci, il numero è questo che vedete in alto a destra dei vostri teleschermi, 392-623-7060, se volete fare delle domande, delle considerazioni. Immagino che stasera ci sarà una particolare curiosità. Noi ci fermiamo, l'anteprima finisce qua, piccolo break pubblicitario, tra poco parte Velo numero 18. A tra poco.
Splindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Splindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Splindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Splindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Splindex è a Manoppello, via Vallone 16. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più.
insieme per questo appuntamento numero 18 con la nostra rubrica dedicata al mondo del ciclismo. Come di consueto partiamo dai professionisti con questa Luciano Adriatica Ionica che è andata in archivio, vittoria per Sosa dell'Androni, secondo posto per il nostro Giulio Ciccone. Innanzitutto che sensazione hai avuto mentre vediamo un riassunto di quelle che sono state le tappe di questa Adriatica Ionica, a cui poi chiederemo anche un parere ovviamente ad Alessandro Donati. Beh, innanzitutto facciamo i complimenti a Moreno Argentin che si è avventurato con questa nuova manifestazione, perché in Italia mancavano manifestazioni di corse a tappe in questo periodo di stagione. Secondo me ne hanno approfittato tutte le squadre a poter correre, quindi a tenere sempre in grande condizione i propri atleti. Una manifestazione questa che ha suscitato grosso interesse, perché era la prima edizione, come si diceva, è stata dominata soprattutto dagli uomini della Quick Step. Prima tappa con un cronometro veramente importante, impetuosa, quelli degli uomini di Quick Step, e soprattutto le tre vittorie di Viviani, il corridore che secondo me quest'anno ha veramente sorpreso un po' tutti, una condizione sempre in crescendo, ottimo il Giro d'Italia, ma soprattutto anche dopo il Giro d'Italia ha dimostrato grande continuità e soprattutto grande condizione, quindi bellissime volate di Viviani e soprattutto la vittoria di Sosa, il corridore della Androni Giocattoli, che noi come squadra seguiamo con molta attenzione perché è anche sponsorizzata da un'azienda abruzzese, la Tenuta Ulisse. E tra l'altro dopo questa bellissima vittoria di Sosa c'è stata la riconferma della sponsorizzazione dell'Androni Giocattoli a questo team, quindi ha fatto bene anche questa vittoria a far sì che i dirigenti dell'Androni potessero riconfermare questa bella soddisfazione, ma soprattutto, questo lo voglio sottolineare, l'ottima prova di Giulio Ciccone, corridore abruzzese che dopo un bellissimo Giro d'Italia anche lui ha dimostrato, soprattutto nella tappa più dura di questa corsa a tappa, che dove si arrivava appunto sul Giau, di essere uno dei corridori più in crescita del movimento ciclisti italiano, con un'ottima prova, secondo alle spalle appunto di Sosa e secondo poi alla fine di questa classifica generale. Quindi un ottimo e bravo Giulio Ciccone, che speriamo sabato prossimo ci possa regalare qualcosa di veramente di grande, di emozionante, che potrebbe essere la maglia tricolore, un percorso, quello del tricolore di domenica prossima, che si addice anche molto alle caratteristiche del corridore abruzzese, con un po' di fortuna, con un po' di abilità e con questa grande condizione che ha, speriamo che ci possa veramente regalare una grande giornata di ciclismo. Certamente. Alessandro, allora, Elio Viviani non lo scopriamo certo adesso, certo così in forma probabilmente non l'avevamo mai visto. Adriatica Ionica, che Adriatica Ionica è stato? Qualche piazzamento per voi con Marco Canola, sta facendo le prove generali per il campionato italiano, perché è uno di quelli che potrebbe essere tra i favoriti. Sì, innanzitutto volevo dire che fortunatamente diciamo che in Italia si sta muovendo qualcosa con una gara nuova come l'Adriatica Iona, che si è rilevata molto interessante e ben organizzata. Per quanto riguarda il nostro corridore Canola, è vero che sta molto bene, in ottime condizioni. Ha fatto le prove generali per sabato per il campionato italiano, perché è un percorso che gli si addice molto, è un po' più duro di quello che vinse Nizzolo, è molto in forma, se la gara verrà tirata e dura credo che Marco si potrà giocare il suo campionato italiano. A proposito, facciamo un piccolo passo indietro ancora, restando sull'Adriatica Ionica. Hai detto una corsa che movimenta un po' questo periodo dell'anno in attesa dei campionati italiani. A livello organizzativo che cosa te ne è parso? Ripeto che ben organizzata, ho visto soprattutto percorsi
molto belli, affascinanti, con questi anche in quella tappa con lo sterrato. L'arrivo, la partenza a Jesolo, l'arrivo a Trieste, si dice che per il futuro si arriverà a 9-10 tappe, noi ce lo auguriamo. Invece Giulio Ciccone, come l'hai visto? L'avevamo lasciato qualche tempo fa al Giro d'Italia, lo ritroviamo secondo. Devo dire che dopo un Giro d'Italia ritrovarlo già in condizioni perfette, perché sull'arrivo in salita ha dimostrato di essere veramente uno dei più forti green pair che ci sono nel panorama ciclistico, e devo dire che non ha avuto neanche la paura di attaccare più di una volta, e poi Sosa è stato più bravo, però Ciccone è veramente un gran corridore. Alessandro, rimanendo invece sul campionato italiano, visto che abbiamo parlato di Canola come uno di quelli che insomma aspira alla maglia tricolore, inevitabilmente da qualcuno dovrà guardarsi, anzi da più di qualcuno dovrà guardarsi, da chi? Ma io credo che, sentendo un po' in giro nell'ambiente, c'è Nibali che vuole la corsa dura e ci vuole provare. Però poi vedo Ulissi che è molto favorito insieme a Colbrelli, e poi vedo un Moscone che secondo me è l'uomo da tenere d'occhio più di tutti, perché oggi ha dichiarato che non è mai stato così leggero. Probabilmente leggero anche di testa? E poi diciamo che lui può essere un corridore che si può giocare la vittoria in due diversi modi, uno è un gruppettino e uno può anche arrivare da solo, perché ha le capacità per farlo. Luciano, su Moscon, effettivamente anch'io ho letto quello che ha letto Alessandro, le sue dichiarazioni, non sono mai stato così leggero, probabilmente per questo ragazzo, dopo l'ottima Roubaix dell'anno scorso, forse è arrivato il momento nel campionato nazionale di dare un minimo di conferma. Ecco, è uno di quelli che può aspirare alla maglia tricolore? Innanzitutto già ha vinto un campionato italiano a cronometro, quindi sì, ha iniziato ad assaporare questa maglia tricolore. Poi diciamo che è in proiezione Tour de France, quindi corridori Sky, lui correrà sì in appoggio a Froome, però i corridori Sky in questo periodo, chi affronterà poi il Tour, sono tutti in grandissima condizione. Il fatto di essere più leggero degli anni passati, questo non dice niente. Lui ha grandissima qualità su un percorso, secondo me, quello di Boario Terme, che ritengo che è diverso dal percorso di due stagioni fa, sì, dove si assegnò il tricolore e lo vinse Nizzolo, quindi è stato leggermente reso più difficile, più impegnativo. Lui ha grandissime qualità, si sa difendere bene anche sugli strappi, anche se sono d'accordo che il grande favorito potrebbe essere Ulissi. Eccolo qua, abbiamo proprio il percorso, giustamente dalla regione lo segnalano, grazie. È da capire lo stato di forma di Nibali, che siamo alla vigilia del Tour, quindi ci piace capire da questa prova anche dal campione siciliano quant'è la sua condizione, perché l'impegno della stagione di Nibali è sicuramente il Tour de France. Però ci sono corridori alternativi a un percorso così difficile, come potrebbe essere il corridore della Nippo, appunto Canola. Mi piacerebbe, come ho detto prima, sono stuzzicato da vedere la prova di Ciccone, perché anche l'abruzzese ha la condizione ideale per fare una grandissima prova e il percorso gli si addice molto. Ci sono corridori veloci che tengono bene, come Colbrelli, quindi un percorso dove obiettivamente
sabato pomeriggio. Questa prova la suggerisco un po' a tutti, da seguire con molto interesse, perché si assegna la maglia tricolore. Sappiamo tutti quanto è importante vincere una corsa del genere, perché poi con la maglia tricolore si va a affrontare una stagione sotto i riflettori, sotto la Nibali ci ha vinto un Tour de France, sotto la comunicazione. Quindi la maglia tricolore è sempre stata una corsa dove i grandi campioni ambiscono un po' tutti, quindi vedremo se da questa prova verrà fuori una bellissima prova e capire appunto chi sarà il campione d'Italia. Ricordo che il campione uscente, appunto Fabio Aru, non sarà presente alla partenza di questa prova. Sappiamo le sue difficoltà fisiche e psicologiche in questo momento, però stiamo vedendo che si sta ripreparando bene, quindi penso che il miglior Fabio Aru lo rivedremo appena dopo il Tour. Quindi diamo l'appuntamento a tutti i nostri telespettatori di seguire questa prova, perché sarà una prova veramente emozionante. Assolutamente, assolutamente. Dicevamo nell'anteprima, Alessandro, che insomma sarà l'ultima recita per Damiano Cuneo, che peraltro però ha già iniziato, rimarrà nella vostra famiglia, ha già iniziato a studiare da dirigente. Dunque di fatto sarà solo un addio, ma solo alla bicicletta, ma sì, solo alla pedalata, ecco, per essere ancora più precisi, neanche alla bicicletta. Sarà l'addio, sarà al gruppo, all'agonismo, poi comunque rimarrà nello staff del team, lo troveremo tranquillamente con noi. Ma c'ha mai in queste settimane, magari non so, anche in confidenza, ha mai detto sai che c'è, forse ci ripenso, non mi ritiro più? No. Lui era convinto di quello che sta facendo, di quello che andrà a fare. Ripeto che devo dire che questo ragazzo ha dell'incredibile, perché ha una tranquillità e di un'umiltà che lo contraddistingue veramente come un campione, sia nella bici che fuori dalla bici. Ecco, quando invece si è trattato e dovevi scendere te dai pedali, com'è stato? È stata sofferta la decisione? Sì, perché comunque io ho smesso anche abbastanza giovane, 34 anni. Ho avuto anche per me è stato abbastanza drammatico, perché non per mia scelta, ho avuto dei problemi con una squadra e a quel punto ho deciso di smettere, anche se con il cuore non avrei mai smesso. Invece lui è convinto. Che cosa pensi, Luciano? No, volevo anche aggiungere su Cuneo. Secondo me questi due anni in seno alla Vinifantini poteva anche evitarli, Alessandro, perché è un corridore di grande qualità, che è stato economicamente, si è realizzato, era sereno. A volte non si capisce effettivamente perché un atleta di vertice come lui voglia continuare a tutti i costi questa carriera, quando poteva smettere tranquillamente due anni fa, anche perché poi non ha portato a livello di risultati grossi benefici. È un continuare, una sofferenza, quando tranquillamente poteva farne a meno. Insomma. Assolutamente, però egoisticamente parlando, lui non essendo un egoista, ha scelto e ha accettato questo progetto della nostra squadra, per cui il nostro progetto vuole che la crescita dei giovani, e lui è stato a fianco determinante nel gruppo, questo? Esatto, è stato a fianco dei giovani sia italiani che giapponesi, ed ha fatto sì che comunque la sua esperienza è stata importantissima. Infatti nessuno gli ha mai chiesto un risultato, una vittoria, perché il lavoro che doveva svolgere era quello di stare a fianco a dei ragazzi che magari hanno meno cultura a livello di ciclismo, perché non hanno mai vissuto magari l'Europa, non hanno mai vissuto questo ciclismo mondiale che c'è sotto come un campione come lui, insomma, sotto le vesti di un campione. Poi chiedo in questo il supporto di Giancarlo Ceruti. C'è
l'eterna voglia di sfidare se stessi, che è un po' anche il senso di questo sport, proprio per rispondere indirettamente a quello che diceva Luciano Succuna. È più evidente nel mondo amatoriale, dove gente di una certa età cerca di superare se stesso, migliorando i tempi, facendo un'attività sostanzialmente professionistica. Io ho dato una risposta di carattere filosofico per dire che è una sfida contro la morte, loro non vogliono morire e quindi pensano di essere diventati eterni e fanno tutti i sacrifici per allontanare sempre di più la morte, ma non solo sportiva, ma anche l'altra. Quindi invece siamo dei comuni mortali, bisognerebbe ragionare diversamente, capire che ogni cosa al momento giusto. Non è facile, perché poi c'è l'individualità, c'è il percorso di vita di ognuno di noi, ci sono le esperienze nostre, però chiaramente secondo me, se uno dovesse valutare che ogni cosa ha un termine, perché vabbè, la vita è aumentata come attesa di vita, si vive di più. Però cioè, non è che a un'età si può fare quello che si faceva in un'altra età, e quindi bisogna a volte metterci un po' più di razionalità. Quindi è il tempo giusto per dire addio alla bicicletta a Damiano Cunego, o forse, come diceva Luciano, avrebbe potuto risparmiarsi qualche sofferenza? No, ma io Damiano Cunego l'ho visto e l'ho apprezzato molto, perché con la mia presidenza lui è diventato campione al mondo juniores a Verona nel 1999, quindi lui è sempre stato un corridore molto educato. Poi mi ricordo anche la vittoria al Giro d'Italia, tra l'altro con la sua società, la Saeco, alla sera avevamo fatto festa dopo la vittoria finale. È una persona che è sempre... sa come ragionare, sa come comportarsi e tutto. È chiaro che poi, vivendo in un certo ambiente, delle situazioni si determinano, ma penso che lui questa valutazione di fare 2 anni in una società professional li abbia valutate, cioè i pro e i contro li ha valutati, perché non è che le difficoltà lui le avesse avute solo negli ultimi 2 anni. Già i segnali di non essere più Cunego della vittoria al Giro d'Italia, anche dopo ha sempre sofferto, non è mai riuscito ad avere quelle prestazioni massime che aveva avuto con la vittoria al Giro d'Italia. Visto che è una persona, come tutti dicono, molto intelligente, si è ridisegnato un ruolo, sa che se non può essere utile nelle vittorie, può essere utile in altro, come è stato segnalato, di essere all'interno del gruppo, di trasportare la propria esperienza come punto di riferimento, di insegnamento. Anche questo, secondo me, bisogna riconoscere che il ciclismo può essere fatto anche in questo modo, non sono solo i risultati che possono determinare il comportamento o il fatto che uno smetta prima o dopo di correre. Assolutamente. Alessandro, siamo quasi in chiusura della prima parte, però ti chiedo, fino a questo momento, a proposito di prima parte, la prima parte, anzi, praticamente siamo a metà stagione, che giudizio dai della vostra squadra, partendo ovviamente dalla Tirreno, da Baggioli e via via tutte le altre? Ah, io dico bene, perché quest'anno abbiamo alzato il livello di difficoltà. Diciamo che abbiamo fatto delle gare World Tour, delle gare di livello alto, per cui abbiamo un po' trascurato, tra virgolette, le gare di seconda fascia, ed effettivamente ad oggi ci mancano dei risultati. È ovvio che con qualche vittoria in più si va a valorizzare tutto quello che è stato fatto, però siamo fiduciosi per come ci siamo comportati fino adesso, e siamo ancora più fiduciosi per questa seconda parte di stagione. Assolutamente. Intanto io volevo far notare a Giancarlo Ceruti che, insomma, arrivano degli sms che la ringraziano per la vicinanza alla settimana tricolore in Abruzzo, per la vicinanza al trofeo Matteotti. Siamo così lontani dall'immaginare che una settimana tricolore possa ritornare in Abruzzo?
Ormai non si svolge più la settimana con tutte le categorie. Però un campionato italiano. Un campionato italiano. Magari anche come era stata l'idea iniziale, associandolo a Matteotti. Matteotti è stato prova di campionato italiano. Tra l'altro, se non sbaglio, chiedo... Per tre volte. Tre volte. Punto. Ha corso anche Bugno. Bugno ha vinto. Punto. Ha vinto il campionato italiano. Quindi dei grandi campioni hanno vinto la maglia tricolore con il Matteotti. Certo, la settimana tricolore in Abruzzo... E poi ha visto Umberto Di Giuseppe, il nostro amico Umbertone, e al di là di tutta una serie di diffidenze di altri, lui ha accettato la sfida, l'ha portata a termine, perché le sue conoscenze e capacità organizzative sono datate dal Giro dell'Abruzzo, altre gare che organizza e ha organizzato in regione. Quindi io ero presidente quando è stato assegnato, poi nel 2005 non mi sono più ricandidato, comunque guardato con simpatia questa settimana tricolore, e chiaramente l'Abruzzo ha una storia di carattere organizzativo in campo dilettantistico, ma anche in campo professionistico, non seconda a nessuno. Poi il Matteotti, chiaramente, io ho sempre partecipato anche alle presentazioni della manifestazione, e lo facevo in ricordo anche di dirigenti come Perna, a dirigenti poi alla fine Bellonio. Poi anche figlio di Perna, pure Ricci, della famiglia, e via. Quindi io, quando arrivavo qui, trovavo quella dimensione di carattere familiare umano molto, molto importante, e secondo me proprio aveva una sua specificità il Matteotti, perché poi non dimentichiamo che è anche una corsa che ricorda, anche per altri aspetti, un personaggio significativo della storia del nostro paese. Quindi la sensazione è che tutte queste cose, giustamente, che lei sta dicendo, adesso 2018, 2019, anche in futuro, incidano sempre meno nelle decisioni finali. Ma nelle decisioni finali, inteso su dove svolgere una prova, per esempio, di campionato nazionale. Ma io credo che Matteotti non dovrebbe avere problemi in prospettiva. Mi sembra che ci fosse anche una candidatura, e a breve, non dipende da me, ma dico, ma ci sono tutte le condizioni perché Matteotti sia prova di campionato italiano. Il circuito è un circuito adatto, possono fare anche qualche modifica, però una roba consolidata. Adesso vedo campionati italiani e mondiali che li fanno su circuiti diversi, regolamenti vecchi tempi, le prove dovevano effettuarsi solo su un circuito, più giri e via. Quindi le caratteristiche ci sono tutte. Io penso che a breve il Matteotti diventerà ancora prova di campionato italiano. Il discorso è un po' altro, legato ai vari impegni di un calendario che è sempre più mondiale, dove ci sono le squadre Pro Tour, questa divisione tra Pro Tour, formazioni di massimo livello, professional, continental, chiaramente trovano delle squadre che devono svolgere attività a livello mondiale, tipo Pro Tour, anche come obbligo di parteciparvi, le professional pure loro hanno una certa attività, ma devono sempre confidare con degli inviti, poi a volte non c'è l'invito principale, che è la partecipazione al Giro d'Italia, e le continental cercano di essere presenti avendo anche dei corridori interessanti. Quindi praticamente è una situazione, un ciclismo globale che si è spezzettato, e quindi la prova di campionato italiano può essere un punto di riferimento dove tutti si trovano, dove Nibali corre anche con un corridore di una continuità, di un professional, quindi lì ci può essere effettivamente l'occasione anche per quelli che non corrono in squadre Pro Tour di dimostrare la loro capacità, la loro forza. Assolutamente. Ci fermiamo per la pubblicità, ovviamente ci state scrivendo, noi vi ringraziamo, grazie a tutti quelli che ci stanno scrivendo, per esempio Luigi Cantoro, ciao a tutti, viva il ciclismo, assolutamente, caro Luigi, continuate a scriverci anche via sms. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra poco. <applause>
La bicicletta è l'ombra di tante storie. La nostra, dopo anni di attività agonistica, si chiama Rabottini Cicli Sport. Se la bici è la tua passione, vieni nel nostro punto vendita. Da noi puoi trovare tutta la gamma Scott: bici da corsa, mountain bike, e-bike, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano, SRAM, le migliori ruote in carbonio, Mavic, Fulcrum, Corima, Vittoria, Campagnolo, Zip, abbigliamento personalizzato, Biotex, Ale, scarpe da corsa, mountain bike e spinning, Sidi, Scott, Mavic, DTM, computerini, cardiofrequenzimetri e satellitari, Polar, Brighton, Mio Technology, occhiali e caschi, assistenza meccanica professionale, finanziamenti Agos. Inoltre, offriamo un vasto assortimento di bici e accessori per chi pratica triathlon, con scontistiche vantaggiose. Siamo a Marina di Città Sant'Angelo, in Viale Matrino 31. Seguici sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato sulle nostre offerte. Rabottini Cicli Sport, dedicato a chi pratica ciclismo e pedala con passione. Campione a controllo, stabilità e fiducia nelle sue scelte al fine di raggiungere tutti gli obiettivi. Per questo motivo crediamo nei nostri valori e li rendiamo visibili e percepibili. Farti vivere la strada in totale sicurezza, qualunque sia la tua meta. È il nostro scopo. Dal 1938 diamo massimo controllo ai tuoi istinti. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la ex Monti. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. We'll be right back.
Eccoci rientrati, seconda parte. Questa seconda parte la dedichiamo a Giancarlo Cerutti in quanto scrittore, perché insomma io ho qui alcuni i suoi libri, mi ha colpito molto, dico la sincera verità, la ricerca etnografica che lei ha fatto, partendo per esempio da questo, che è il ciclismo dalla Sicilia alla Toscana, ovvero la questione, tra virgolette, migratoria che riguarda il mondo del ciclismo, che riguarda i giovani ciclisti che per esempio dalla Sicilia si trasferiscono in Toscana, dopo molti ce la fanno, tantissimi altri purtroppo no, e questo dà lo spunto per una riflessione sul mondo del ciclismo, ma probabilmente sul mondo dello sport in generale. Ho centrato più o meno quelle che erano le sue intenzioni iniziali? Ha centrato bene, anche se la mia intenzione di ricerca in Sicilia era più orientata sui fenomeni del clientelismo, perché clientelismo è una delle caratteristiche del Mediterraneo, e quindi volevo fare una ricerca di questo tipo. Poi, trovandomi in Sicilia, ho capito, anche in base alla mia esperienza, che poteva essere utile affrontare questo fenomeno dell'emigrazione sportiva, ciclistica, quando già a quei tempi si parlava di emigrazione in generale. Poi l'emigrazione è un fenomeno storico, sì, dalla nascita dell'uomo, possiamo dire. Oggi se ne parla tantissimo, non però poi io ne parliamo fatto in altro senso. No, per dire che il fenomeno migratorio, cioè già lì nel ciclismo c'era la possibilità anche di verificare in questo testo dalla Sicilia alla Toscana alcune caratteristiche dei ragazzini siciliani che venivano in Toscana per coronare il sogno di passare professionista, come anche quello di molti ragazzini, perché erano giovani anche loro, juniores dei paesi dell'est, che venivano in Italia per cercare appunto di far carriera. Quindi la migrazione dalla Sicilia alla Toscana per certi aspetti aveva delle caratteristiche come quelle dei paesi dell'est all'Italia, con un problema, che quelli dell'est apparentemente costavano meno, perché erano disposti anche a prendere meno, perché i toscani e i siciliani di un certo tipo li pagavano anche bene, sbarellando pure il mercato, però i ragazzi dell'est venivano con una cultura, una tradizione diversa, e molti nostri dirigenti non avevano quelle caratteristiche, quelle conoscenze, poter gestire dei ragazzi che avevano delle aspettative, ma erano dei ragazzi, quindi la necessità di studiare, formazioni diverse, culture diverse, famiglie con aspettative diverse, con molte cose anche in comune tra le migrazioni dei paesi dell'est con quelle dal sud al nord Italia o centro-nord Italia. Si parte con un sogno e spesso probabilmente il momento più difficile è quello magari di chi non ce la fa, del ritorno, nel momento in cui il sogno non è realizzato. Ma anche perché il sogno veniva condiviso, a volte anche stimolato dalle famiglie, certo. Quindi il fallimento di un sogno, comunque un sogno non coronato, creava condizioni anche di difficoltà delle famiglie, perché i ragazzini che arrivavano dalla Sicilia, molti venivano con le famiglie, gli sponsor e le società trovavano un lavoro anche i genitori, e se il ragazzino di 15-16 anni non rispettava le aspettative, che a quei tempi voleva dire risultati, significava appunto anche un fallimento non solo personale, ma dall'insieme del nucleo familiare. Lei ha scelto in copertina, insomma, uno che dalla Sicilia è andato alla Toscana, ce l'ha fatta e ce l'ha fatta alla grande, come Vincenzo Nibali. Devo dire che quel periodo che ho fatto ricerca era 98-99, l'atleta siciliano che stava dando più risultati era Giovanni Visconti. Sì. Nibali già dei risultati li aveva fatti, perché quando ero presidente aveva vinto un bronzo juniores a cronometro e via. E quella foto lì, su gentile concessione della Liquigas, che aveva i diritti, è venuto proprio bene, perché dal momento in cui ho presentato il libro, Nibali ha vinto il suo primo Giro d'Italia. E come nel secondo libro, Nibali, appena qua, dopo la passione e realtà, eccolo, lui ha vinto il Tour.
Quindi insomma lo so, ha portato bene, ha portato anche bene. A proposito di questo altro libro, Tra passione e realtà, antropologia di una cultura ciclistica, anche qui ne abbiamo parlato anche prima della trasmissione, un aspetto che mi ha colpito molto è la differenziazione che fa del modo di intendere come si va in bicicletta tra il vecchio continente, che è stata sempre tradizionalmente culla del ciclismo, rispetto alle nuove alle nuove frontiere del ciclismo, ai nuovi paesi che si affacciano al ciclismo. Probabilmente oggi nel vecchio continente c'è un modo diverso di approcciarsi alla bicicletta, più amatoriale. Ma questo è vero, bisogna anche tener conto che in un libro che io ho scritto, Il ciclismo Brescia, in occasione dei 100 anni della Libertas di Brescia, e Brescia è una provincia importante dal punto di vista ciclistico, e il dato che emergeva è che molti cominciavano a correre in bicicletta con il bisogno di riscatto dopo la prima guerra mondiale, quindi era un'occasione per riscattarsi dalle miserie, dalle difficoltà, e in parte anche, cioè tutta questa fase al di là della sospensione per una serie di motivi durante la seconda guerra mondiale, quindi il ciclismo era un'attività per dare visibilità, la stampa ne parlava, la Gazzetta, lo Sport e Giro, ma era anche un riscatto di carattere sociale e anche economico, perché riferendomi al primo libro è fuori dubbio che i siciliani che venivano in Toscana, la prima regione forte dal punto di vista ciclistico, era anche per un avanzamento sociale, certo, per dimostrare attraverso lo sport che un ragazzo riusciva a realizzare determinate cose. Secondo me negli ultimi tempi, rispetto anche alle condizioni economiche del mondo occidentale, del vecchio continente, l'Europa, queste aspettative, queste necessità ci sono sempre per alcune, ma non sono di dimensione di massa, e quindi dire a un giovane di fare determinati sacrifici per arrivare al professionismo è più complicato, oggi più ancora, dal momento in cui le squadre Pro Tour in Italia non ce ne sono, due affiliate all'estero con corridori italiani, o altre squadre che hanno corridori italiani, quindi uno dice: ma perché io devo fare tutti questi sacrifici e poi non avere sbocco in campo professionistico? Mentre in un ciclismo globale gli interessi sono altri. Nel libro si parla ad esempio che alcuni governi dei paesi dell'est vincere nello sport, ma ricordiamo anche vecchie storie in altri sport molto problematiche, voleva dire anche dare visibilità e forza. Lo sport è sempre stato uno degli elementi centrali dei paesi del blocco della vecchia Unione Sovietica, attraverso lo sport loro si facevano conoscere al mondo, dicevano che loro riuscivano in determinato settore. Con caratteristiche diverse, questo vale anche per altri continenti, ad esempio l'Australia non è un continente povero, però l'Australia è un'isola, e vincere attraverso lo sport vuol dire uscire da una sorta di isolamento, certo, che le isole soffrono in generale su tanti altri fattori, e come nel mondo arabo, o per non parlare del Giappone o altri che hanno interessi di carattere economico nella costruzione di materiale per il ciclismo. Penso che anche un certo mondo il fatto di veicolare in ciclismo, come la partenza del Giro d'Italia con tutte le discussioni che ci sono state quest'anno, o altrimenti anche le prove di campionato del mondo in Qatar o altre, servono a chi ha soldi e chi per veicolare anche altri interessi a livello generale. Il problema economico è uno dei problemi non secondari, perché chi vuol fare sport, soprattutto uno sport come il ciclismo, che non ha i biglietti a pagamento ma vive sostanzialmente sugli sponsor. A proposito gratuità del ciclismo, in questo libro, Tra passione e realtà, tutto viene veicolato attraverso la storia di cinque amici che raggiungono lo Stelvio per assistere ad una tappa. Peraltro la cosa interessante è questa passione, che poi in realtà ha un'origine latina che normalmente avrebbe un significato
un po' differente, significa sopportare, anche soffrire e quant'altro. Ecco, forse è questo quello che manca, questo aspetto qua, quello che manca oggi nel ciclismo contemporaneo, questo ingrediente. Cioè, stanno cambiando molte cose, anche il modo di vedere gli avvenimenti nel mondo cambiano. Infatti in questo libro cito anche una riflessione di Marta Nussbaum, che è una filosofa che insegna all'università, l'università degli Stati Uniti. Marta Nussbaum dice: attenzione, cioè la passione è tutto. Pensavo che il mio campione avesse vinto una prova di tennis e poi la mattina ho capito che non aveva vinto. Allora va bene, ci sono rimasta male, però capisco che non è solo lo sport, o in questo caso il tennis o il campione, perché il campione è un inizio e anche una fine. E poi nella vita non c'è solo lo sport, solo fare il tifoso, avere la passione e tutto, che ci sono tante altre cose, e quindi è una società che offre molto e si può avere in ogni realtà, cioè la passione, essere coinvolti, ok, ma in una dimensione diversa. Cioè credo che oggi la gente difficilmente si lega a un singolo campione, ok? I vecchi dualismi di un tempo valevano per quel tempo, perché oggi anche il grande campione ha molte fragilità, e quindi quando queste fragilità portano situazioni, creano delle delusioni nella gente, secondo me bisognerebbe prima di tutto pensare che un corridore è un uomo che ha tutte le sue forze e le sue debolezze. Consegnare il nostro tempo, la nostra passione a un atleta, può essere un corridore ed altro, secondo me oggi c'è un alto rischio per chi fa il tifoso, lo sportivo, ma anche per lo stesso atleta che soffre una pressione tale che secondo me non è giustificata in base al ruolo che lo sport, seppur importante, può avere nella vita di una persona. Nel libro invece Migrazioni contemporanee, che parla relativamente del ciclismo, ma è il viaggio di un antropologo, cioè lei, in bicicletta. Ecco, le chiedo, fuori dal ruolo istituzionale e in groppa ad una bicicletta, il mondo del ciclismo è differente? Lo si vede in maniera differente? Si ha una sensazione differente? Allora, in questo testo io prendo è un po' per certi aspetti titolo. Per certi aspetti anche un po' un inno al mezzo meccanico, alla bicicletta, okay. Anche se io sono veramente un disastro dal punto di vista delle competenze tecniche del mezzo meccanico, facevo affidamento e i tecnici, ok, se vengo qui a Pescara faccio affidamento a Luciano, che mi dà una bicicletta, fa tutto lui, mi deve cambiare i pedali senza Luco, certo, che altrimenti mi ribalto, tutta una serie di cose. Però dico che la bicicletta è un mezzo che permette ancora di vedere una certa velocità per chi lo fa in modo amatoriale, non dico i professionisti che devono sempre stare attenti a tutto per evitare incidenti e fare risultato, che permette di osservare, di vedere. Perché oramai siamo in una società dove va tutto veloce. Uno prende, per andare a Roma, prende i Frecciarossa che viaggia a 300 all'ora. Che vedi da Milano a Roma? Nulla. Niente. Poi nel processo evolutivo, permettetemi il termine, è chiaro che la vista man mano cambia nell'evoluzione, la capacità di vedere, la parte del cervello che ci permette di vedere, man mano anche gli occhi e il nostro cervello si abitueranno a velocità superiori, è dettato anche da tanti fattori, ma questo processo ha bisogno di secoli, altro, ok? E quindi se noi vogliamo invece fermarci ad osservare, a vedere, la bicicletta è ancora uno strumento che ci permette di farlo. E se un antropologo, chiunque esso sia, oggi utilizzasse la bicicletta per vedere in maniera slow, come si suol dire, il mondo del ciclismo, che panorama vedrebbe? Ma io
ci rido un po' sopra, nel senso che quando esco in bicicletta dalle mie parti, se qualcuno va un po' di più, cerco di mettermi dietro per andare un po' sopra la soglia, perché altrimenti sono in surplus. Una volta c'erano due che erano lì su una ciclabile, io mi metto dietro, uno faceva finta di nulla, l'altro ho visto che si agitava e dice: ma lei perché non dà il cambio? Io ho detto: ma cos'è il cambio? Ma lei non sa cos'è il cambio, non ho mai visto una gara ciclistica in televisione quando danno i cambi. No, io non ho mai visto nemmeno una gara ciclistica, quindi l'ho messa lì in questo modo, perché poi dovevo girare, altrimenti poteva venire fuori anche una discussione, io vado fuori per rilassarmi. Per dire che cerco di estraniarmi a certe regole, perché secondo me l'agonismo c'è, quando esco, cioè, le persone invece di dire: ma insomma, come va, da che direzione va, ha fatto tanti chilometri, ok, allora si mettono lì e vanno, aumentano. Allora io a volte mi impegno, sempre per salire un po' sulla soglia, a un certo punto uno l'ho trovato, si è nascosto persino in un supermercato, in negozio, non l'ho più visto, perché non voleva che io stessi lì dietro alle sue ruote. Eccolo, questo secondo me non va bene, nel senso che l'opportunità che può dare la bicicletta, come chi cammina a piedi, non quelli che vanno in macchina, di poter socializzare, di poter discutere, di scambiare due parole, di conoscersi, è un fatto importante, e questi tipi di atteggiamento secondo me spingono sempre di più all'individualismo, a quello che dicevo io, che io non voglio interrompere questa loro corsa contro la morte. Se dovessero rallentare, gli spiegherei che si può fare anche ciclismo amatoriale, cicloturistico, in un altro modo, però questo è un mio punto di vista. Certo. Devo dire che ci riesco proprio poco a fare queste cose, infatti i gruppi un po' numerosi che fanno attività di un certo tipo, io cerca di evitarli. No, li evito totalmente. O forse sono loro che evitano lei perché poi non le dà, non dà il cambio. No, ma che io non dia il cambio, perché, no, perché quando vado davanti non so nemmeno a che velocità andare, perché io non posso sapere le esigenze degli altri. Se li conosco, so che vanno alla mia velocità, casomai un po' meno. Se sono un po' più come allenamento, meno preparati di me, mi metto davanti, tiro io l'80%, okay. Però se è gente che si conosce, che ha un certo tipo di rapporto, ma in generale è complicato. Cioè, come dico nel libro, l'attività ciclistica amatoriale, cicloturistica, okay, deve essere un punto di riferimento di socializzazione e di umanizzazione. E invece purtroppo queste cose a volte vedo che sono in controtendenza. E adesso quando magari è impegnato o è impegnato un po' di meno con i suoi lavori di scrittura, si siede e guarda volentieri il ciclismo? Io, proprio in virtù di quello che diceva prima, Brando, da quando sono diventato riesce a far risiedere ancora magari la sua fiducia nei confronti del ciclismo attuale? No, io posso, no, non ho problemi, io non ho più visto una gara ciclistica dal vivo, nel senso che quando ho smesso di, non mi sono ricandidato dopo il secondo mandato, io ho chiuso per essere presente, ok, non è che questo mi abbia così tagliato fuori nelle conoscenze. Ma anche in televisione, dico, ma no, ma vede io... il ciclismo volentieri? Dice che prima ha detto si fa sempre più fatica a riporre fiducia. A televisione faccio il tifoso io, ma in silenzio. Ad esempio questo Giro d'Italia facevo il tifoso di Pozzo Vivo. Infatti se non c'era Pozzo Vivo in classifica, ok, probabilmente avrei visto qualche tappa di meno di questo giro, ma lo dico perché sono anche nella condizione di farlo. Certo. Perché sono cresciuto come dirigente, come segretario di una società dove gioivo per i risultati degli altri, quindi anche questo lo faccio, e l'ho fatto con Pozzo Vivo, come al prossimo Tour de France lo farò per Nibali. Certo. Luciano, ti chiedo, che presidente è stato Giancarlo Ceruti? Beh, io sono nel ciclismo dal 71, oramai che
vivo questo sport, veramente ho vissuto gli anni della presidenza di Omini, di Carlesso e poi è arrivato Giancarlo Ceruti. Devo essere sincero, la presidenza di Giancarlo sul territorio regionale ha portato grandissimi benefici, perché poi è stato un presidente che ha sempre lavorato soprattutto anche alla base. I grandi successi organizzativi che ricordavamo prima, settimana tricolore, giro d'Abruzzo, ma soprattutto la settimana tricolore, è stato voluto dal presidente, ma da quella classe dirigente che all'Abruzzo ha dato veramente grandissima attenzione, quindi veramente io lo ringrazio personalmente per le grandi emozioni che in quegli anni siamo riusciti a goderci di questo sport. E poi in generale devo dire che in questi due mandati di Giancarlo appunto sono arrivati anche dei grandi successi, sia organizzativi, perché in questi due mandati ci sono stati due mondiali in Italia a Verona, poi abbiamo vinto un mondiale con Cipollini, le Olimpiadi con Bettini, le medaglie d'oro alle Olimpiadi con la Paola Pezzola, Belluti, quindi anche momenti importanti del nostro sport che ha reso questo sport popolare anche in Italia. E poi giustamente si è allontanato un po' Giancarlo Ceruti dal nostro, da questo sport, però mi piacerebbe domandare appunto se sente un po' di nostalgia di quegli anni da dirigente di questo sport, Giancarlo. Io credo che ognuno di noi nella vita, in base alle esperienze che fa, si porta dentro delle cose positive, a volte in me non positive. Quindi io devo dire grazie a queste esperienze che ho fatto nel ciclismo, perché mi ha permesso di conoscere da dentro un certo mondo. Però vorrei oltremodo essere sincero, io gioivo di più quando vincevo un ragazzino alla mia società cremasca di quando vincevano i mondiali o le olimpiadi. Nello stesso tempo mi rendevo conto che la vittoria di Bettini, la prima medaglia d'oro ad Atene, che era una medaglia d'oro che aveva un valore per tutto il paese, per tutti gli italiani, aveva un certo significato, e questo mi rendevo conto e vivevo pure io questo tipo di emozione, queste cose. Però onestamente le emozioni più forti io le ho registrate quando vedevo i ragazzini della mia società vincere. Le chiedo, poi tra un po' vedremo anche la rubrica di Davide Petrini, che, visto che prima l'ex presidente Ceruti ha detto io quando devo aggiustare la bicicletta vado da Luciano e ci pensa tutto lui, Davide Petrini poi ci spiega come regolare l'altezza della sella, sì, che è importante per chi va in bicicletta. Ma lui me l'aveva predisposto, un po' più alti, ho detto di abbassarla perché così se mi capita qualcosa metto i piedi subito. Okay. Questa è una cosa di ieri. Sì. Ok, volevo chiederle, visto che prima parlava di quanto possa essere soddisfacente un risultato positivo di un ragazzino, e abbiamo una squadra giovanile alle sue spalle che è una delle testimonianze di questo territorio, spesso si dice bisogna aiutare l'attività di base, bisogna che la federazione dia una mano all'attività di base, i dirigenti giustamente reclamano degli aiuti alle società di base, ma dentro questa terminologia che può significare tutto e niente, un presidente di federazione che cosa deve mettere? Allora io devo dire da osservatore esterno, perché non mi interesso più di politica sportiva, che oramai la situazione è quella che i dirigenti che fanno attività, soprattutto i volontari, avranno delle soddisfazioni al massimo fino alla categoria juniores, perché dopo non ci sarà più nulla. Nel senso, ci sarà, ma sarà uno sport talmente di nicchia, di elite a livello mondiale, sì, che è riservato ai pochi eletti, mettiamola così. Quindi le nostre società, i nostri volontari
il loro compito chiude anzi tempo, ma non perché vogliono decidere, perché cioè, tutti ambivano ad avere un corridore professionista, però la realtà è questa, quindi il loro compito di carattere educativo ma anche dei risultati si esaurirà molto presto, quindi si abitueranno già oggi a dare il giusto valore ai risultati giovanili, non per esaltarli troppo, per accelerare, perché sanno che dopo i 18 anni, per le dinamiche di vita che ci sono oggi, non si sa, salvo quelli che hanno determinate caratteristiche non solo fisiche ma mentali, ma il numero sarà sempre molto più ristretto. E quindi già si mette a posto a sé. L'importante sarebbe anche la scuola. Io avevo lavorato da presidente per fare i gruppi sportivi scolastici, perché le difficoltà che ci sono nelle società, anche giovanili, dal punto di vista economico, trovare anche del personale che si impegna, che è tanto, secondo me la scuola con le società nostre dovrebbero proprio fare sinergia, soprattutto in campo giovanile, arrivare almeno fino ai 14 anni alla terza media, dove dalla gente preparata, laureata in scienze motorie, che è a fianco delle nostre società, riescono a insegnare il ciclismo, far praticare il ciclismo come sport individuale ma anche di gruppo, e quindi dare tutti quegli elementi come guidare il mezzo meccanico, come stare in gruppo, come comportarsi con gli altri. Secondo me sarebbe un obiettivo importante, perché dopo credo che al massimo si arriverà, diciamo, su dei numeri di un certo tipo fino ai 18 anni. Per il dopo ci sarà una scrematura tale, dove purtroppo i ragazzini non dovranno, come facevano una volta, impegnarsi a fondo perché dovevano passare professionista. Purtroppo, dico io, come stanno andando le cose, bisogna prendere atto e pensare che il futuro ci riserva questo. Non senza soddisfazione, io l'ho detto prima che le mie maggiori soddisfazioni erano quando i ragazzini, permettetemi, della mia Unione Ciclistica Cremasca, vincevano le gare degli esordienti e degli allievi. Assolutamente. Adesso ci vediamo, di nuovo grazie a tutti quelli che ci stanno scrivendo, poi facciamo vedere alcuni commenti. Ci vediamo alla rubrica di Davide Pedrini, che ci dice come sistemare la sella, che altezza deve, della sella. L'altezza della sella, perché a volte uno mette troppo alta, troppo bassa, ma è la prima domanda, è la prima domanda per chi si avvicina a questo mondo, a questo attrezzo che è la bicicletta, appunto. Che tipo di altezza deve avere? Deve avere. Davide Pedrini ci dà dei consigli. Seguiamo. Ce lo vediamo, Davide Pedrini. Benvenuti su questo nuovo video. Oggi mi sono messo comodo, sono sdraiato sul pavimento perché voglio parlarvi di un argomento importante che ho già trattato sul mio canale e che riguarda la regolazione dell'altezza della sella. Nel video che tempo fa ho pubblicato ho fatto un ragionamento molto teorico, infatti alcuni di voi mi hanno chiesto, sì, belle parole, però facci vedere davvero come si calcola l'altezza della sella. Bene, oggi ve lo faccio vedere. Partiamo col dire che l'altezza della sella è il parametro principale per il giusto assetto del ciclista in bicicletta. E più noi alziamo la sella e più la trasmissione della potenza attraverso i nostri arti inferiori alla ruota posteriore sarà ottimale. Questa potenza aumenta all'aumentare dell'altezza della sella, fino a un certo punto ovviamente, perché arrivata a una certa altezza, se noi continuassimo ad alzare la sella, la potenza trasmessa dai nostri arti inferiori ai pedali e di conseguenza alla ruota tenderebbe a diminuire. Questo per quanto riguarda la potenza. Per quanto riguarda il comfort, ovviamente dobbiamo avere una posizione che ci permetta di pedalare alla massima potenza per il maggior tempo possibile. Infine, l'ultimo parametro, la massima potenza con il massimo del comfort senza avere infortuni, perché ovviamente avere una posizione estrema in sella può generare
tecnopatie molto dolorose e anche difficili poi da risolvere per un ciclista. Detto questo, fatta questa brevissima introduzione, monto in sella per farvi vedere i metodi con cui si calcola l'altezza della sella. E sono due: il metodo statico, che comprende dei suoi sottometodi, e il metodo dinamico. Andiamo a vedere. Iniziamo a vedere come si calcola l'altezza della sella, e lo facciamo iniziando dal metodo statico. Il metodo statico, lo dice il nome, è un metodo che ci permette di determinare la giusta altezza della sella senza, cioè, compiere la pedalata, cioè stando praticamente fermi o, diciamo così, simulandola, che è una cosa ben diversa. Il primo metodo che voglio presentarvi è il metodo tallone pedale. Vi dovete sedere sulla bicicletta, che avrete posizionato su un rullo di allenamento, o se non avete uno basta appoggiarlo al muro, insomma questo arrangiatevi, e dovete pedalare con il tallone posto al centro del pedale. Se avete trovato la giusta altezza di sella, la gamba dovrebbe essere completamente distesa quando arrivate al punto morto inferiore. Se invece rimane flessa o il tallone perde completamente il contatto con il pedale, regolate l'altezza della sella di conseguenza. Questo è un metodo molto semplice. L'aspetto negativo di questo metodo statico è che non tiene conto di tutti i fattori, come ad esempio lo spessore delle scarpette o addirittura la posizione delle tacchette che utilizzate. E questo metodo purtroppo non tiene conto dello stile di pedalata. Infatti molti ciclisti hanno un metodo di pedalata diverso da molti altri. Ci sono infatti ciclisti che pedalano con la punta delle dita verso il basso e altri invece che pongono in basso il tallone. Questi stili di pedalata estremi ovviamente non è possibile settarli semplicemente con questo metodo. Un altro metodo statico che ci permette di determinare l'altezza della sella è quello di applicare alcune formule. Una di queste formule l'ho già spiegata nell'altro video, quello che ho definito un video teorico. Oggi invece voglio parlarvi di un'altra formula, visto che ce ne sono tante. Voglio parlarvi di una formula che andava in voga negli anni 80, che è stata resa celebre da il ciclista Greg LeMond. È quella dello 0,883. In sostanza mi dovete misurare il vostro cavallo e moltiplicare questo valore espresso in centimetri per 0,883, e in questo modo otterrete l'altezza della sella. Ultimo metodo statico, ma non per questo meno importante, è quello del goniometro. Posizionate la bicicletta anche in questo caso su un rullo, oppure l'appoggiate a un muro, e non fate altro che mettervi in sella posizionando la gamba al punto morto inferiore. Una volta arrivati a questa posizione dovete prendere le misure fra tre punti, che sono il grande trocantere a livello dell'anca, il centro di rotazione a livello del ginocchio e la massa ossea nella parte esterna dell'articolazione della caviglia. Dovrete arrivare a sviluppare, attraverso la regolazione goniometrica, un angolo compreso tra i 25 e i 35 gradi. Questo, fra tutti e tre i metodi statici, è forse il migliore, perché è quello che va in modo analitico a misurare l'angolo del ginocchio e la sua flessibilità durante la pedalata, o meglio durante il punto morto inferiore. Ha degli aspetti negativi, che sono quelli di tutti i metodi statici, cioè ovvero che non tiene conto delle variabili della pedalata e dello stile della pedalata. Però diciamo che fra tutti e tre i metodi che vi ho elencato, tutti e tre i metodi statici, questo forse è quello ottimale. Altro discorso per i metodi dinamici. Dunque, parentesi, i metodi dinamici, lo dice il nome stesso, sono quei metodi che vengono utilizzati con il ciclista che pedala e che quindi effettua una vera pedalata sulla bicicletta o su un ciclosimulatore. Dunque, questo metodo è difficilissimo da riproporre in casa, perché molto spesso in casa non si hanno le attrezzature che si possono avere nei laboratori biomeccanici o in qualche centro di fisiologia dello sport. Però questo è in assoluto il metodo migliore, è il metodo che vi garantisce la regolazione perfetta in base alla vostra pedalata, in base alla flessibilità delle vostre articolazioni, in base anche a il tipo di gara che dovete fare, per esempio una cronometro, una gara di triathlon, una gara in linea.
Questo è il metodo migliore perché tiene conto di tutte le variabili. Considerate che questi metodi sono eseguiti da degli esperti del settore che in sostanza vi aiutano, vi assistono, quindi non è un metodo fai da te. Bene ragazzi, per oggi è tutto, spero che questo video sia stato abbastanza chiaro ed esaustivo, più pratico di quello dell'altra volta. Vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale, a mettere molti mi piace che quelli non fanno mai male, e se avete dei dubbi o delle perplessità scrivetemi sotto il video e io vi risponderò sicuramente. Ciao ragazzi! E allora questi erano i consigli, insomma alcuni più semplici, altri un po' più complessi per calcolare l'altezza della sella. Marco, vengo da te perché innanzitutto hai sentito prima cosa ha detto Giancarlo Ceruti, ha detto per chi è nella tua posizione deve tra virgolette più o meno rassegnarsi che fino alla categoria juniores avete un compito molto importante. Ma poi le cose cambiano, ti ci ritrovi nella definizione. È vero, sì. Più andiamo avanti e più la situazione è questa, che i ragazzi vengono seguiti fino all'età ecco, di 17-18 anni da volontari locali o ex corridori, insomma locali che si prestano ecco, alla buona riuscita di questo sport, sempre nell'ambito locale. Dopodiché passano dilettanti, le squadre sono diventate veramente molto, molto poche e da qua inizia una selezione che è veramente impetuosa, quindi tanti ragazzi che avevano i sogni e anche quei sogni che raccontava il signor Giancarlo dei ragazzi che si trasferivano dalla Sicilia, la Toscana eccetera eccetera, adesso non esistono più perché anche queste migrazioni adesso non trovano il tempo che trovano, non c'è più, ci sono poche le squadre lombarde, toscane che prendono ragazzi a meno che sei proprio, hai fatto già vedere nelle categorie inferiori che sei il migliore. Certo. Allora magari hai qualche chance, se no il sogno finisce là. Certo. E invece per questi ragazzi che hai alle tue spalle, insomma, vuoi presentarci quella che è la tua squadra? Sì, allora, attività. Sì, noi facciamo un'attività giovanile, quindi ragazzi dai 7 ai 12 anni, portiamo avanti questo progetto già da 11 anni, sì. Non nego che ci sono state delle stagioni dove abbiamo avuto anche 30 ragazzi tesserati e con non poca fatica insomma, abbiamo portato avanti queste impegnative stagioni. Adesso anche qua nelle categorie giovanili abbiamo registrato negli ultimi 2-3 anni una notevole flessione a livello regionale. È sempre più difficile reclutare ragazzi e far avvicinare ragazzi allo sport perché in primis insomma, la scelta degli sport sono innumerevoli, dal calcio al basket, pallavolo, quindi una famiglia che deve affidarti il proprio bambino, il proprio ragazzo per l'attività ciclistica, insomma la famiglia ci ripensa un pochino perché i rischi che corrono i ragazzi in bicicletta certamente non è il rischio che corrono nel giocare a pallavolo, però noi ce la mettiamo tutta, anche quest'anno siamo arrivati a 10-11 elementi e andiamo in giro, le gare ce ne sono in Abruzzo, comunque le organizzazioni di questi eventi non mancano, quasi tutte le domeniche abbiamo una gara, la tendenza soprattutto in questo anno è prevalentemente alle gare di mountain bike, quindi fuori strada, sempre perché per riagganciarci al discorso della sicurezza che magari la gara di mountain bike è tenuti in un appezzamento di terreno, in un bosco. In un ambiente circoscritto sì. Geograficamente circoscritto. Mentre a volte quando li porto a fare allenamento su strada, e noi ne facciamo di più su strada perché purtroppo non abbiamo il terreno giusto,
la giusta struttura dove poter far praticare mountain bike, quindi preferisco fare più strada. Abbiamo un posto dove da tanti anni andiamo e la fortuna è che le persone che vivono e che lavorano in quel luogo ci conoscono, quindi hanno un certo rispetto per noi, però troviamo sempre l'automobilista distratto, troviamo sempre la buca di turno, e insomma è un po' più rischiosa la strada. Certo, questo è fuori di discussione. Intanto, siccome parleremo della tua squadra tra poco, ma ovviamente non possiamo non parlare della vittoria di Andrea, tuo figlio Andrea Di Renzo, che tra poco ascolteremo, giusto il tempo di contattarlo, che ha vinto la Pessano Roncola. Vediamo anche le immagini, insomma, due parole su questa affermazione di Andrea. Ma guarda, Andrea adesso è al primo anno Elite, adesso anche queste trasformazioni negli ultimi anni di queste categorie Under 23 Elite. Andrea è un ragazzo che ha appena compiuto 23 anni, però ciclisticamente nel passaggio da juniores, da quei 18 anni in poi, ha avuto non poche difficoltà. Primo anno ha dovuto studiare per l'esame di Stato e quindi ha perso un anno. Il secondo anno ha avuto un grave incidente da cui sinceramente non pensavo che si fosse ripreso, perché ha preso un grosso spavento, quindi questo anno, diciamo, se l'è giocata così. E poi si è trasferito nel Bresciano con un'ottima squadra che adesso a livello dilettantistico in Italia veramente è da diversi anni che ha, diciamo, al vertice, con la Delia Gallina, dove purtroppo ha sofferto per un periodo di nostalgia. E, sai, quel famoso emigrare, non per tutti a volte, porta dei benefici. Glielo chiediamo? Glielo chiediamo. Andrea, ciao! Ciao! Andrea Di Renzo, innanzitutto, Andrea, ti facciamo i complimenti ovviamente per la vittoria alla Pessano Roncola, di cui ci parlerai tra poco. Ma ha ragione papà quando dice, insomma, perché siccome abbiamo parlato di migrazione prima con Giancarlo Ceruti dalla Sicilia alla Toscana, te che dall'Abruzzo sei andato in Lombardia, anche te hai sofferto un po' questo e non poco, decontestualizzazione, Cioè, sì, ho sofferto un pochino la trasferta. Era il primo anno che ero lontano da casa, quindi ho sofferto questa trasferta. Senti, invece ci racconti l'affermazione alla Pessano Roncola, di cui tra poco abbiamo visto anche le immagini. Raccontaci un po' la tua gara. È stata... Ah, va bene, era una corsa in linea dove si partiva da Pessano e si arrivava a Roncola, e all'inizio era un 100 km piatti dove la corsa è stata abbastanza controllata, e poi si andava verso la salita e sotto la salita si è scatenato la bagarre, dove sono rimasto con i primi. Soprattutto c'era l'uomo più forte, che era Covilli da Mascare, che è salito sul podio terzo. Sì, ha fatto terzo. Quando è partito ci ha staccato, ma sono rientrato in progressione e appena ripreso niente, ho abbassato la testa, ho tirato giù tutto e l'ho staccato. Prima gioia stagionale, Andrea, prima gioia stagionale per te, come è stato il dopo? Come è stato il dopo? Io a dire la verità me l'aspettavo che vincevo sopra quella salita, perché qui in Italia, cioè, di corse così dure con arrivi così sono veramente pochi. Io da inizio stagione cerco un arrivo del genere, finalmente l'ho trovato e ho colto l'occasione.
Lo aspettavi. Senti, prima tuo padre insomma ci ha detto le preoccupazioni di un genitore oltre che un tecnico di ciclismo ed ex professionista. L'infortunio, il fatto di dover andare fuori, insomma, ma per chi invece come te la vive sulla propria pelle, invece come le si vivono le preoccupazioni di un genitore? Papà, cioè, comunque la sua esperienza a livello ciclistico l'ha fatta e sa come si deve comportare a livello di genitore, quindi le sue preoccupazioni non me le fa pesare, tipo se capita l'infortunio lui cerca sempre di risollevarmi, di tirarmi sul morale e di cercare di ripartire. E lui è stato molto bravo su questo. Non so che dire. Va bene, ti faccio fare una domanda da Luciano, poi ti faccio un'ultima domanda io prima di chiudere. Niente, Luciano. Andrea, innanzitutto complimenti per questa bellissima vittoria, ti conosco. Grazie che eri un ragazzino, quindi ho vissuto la tua crescita, soprattutto la stagione scorsa, in cui veramente hai iniziato ad alzare la testa per davvero. Questa vittoria però, come dici tu, ce l'aspettavamo un po' tutti, ma che cosa potrebbe cambiare dopo questa vittoria di prestigio? Perché vedendo sia l'ordine d'arrivo, ma soprattutto i partecipanti a questa corsa, dove c'erano i migliori corridori italiani e anche stranieri, che cosa potrebbe cambiare oggi nella tua carriera professionale dopo questa vittoria? Non credo che può cambiare qualcosa. Cambia qualcosa se riconfermerò qualche prestazione anche subito, visto che c'è la corsa in Toscana e Valle Aretine, che sarà un'altra risalita. Cerco di non abbassare la concentrazione e di presentarmi al meglio per i prossimi appuntamenti. Andrea, prima di chiudere, visto che tu hai detto prima, insomma, io non vedevo l'ora di correrla questa gara perché sapevo che era adatta alle mie caratteristiche, ti chiedo non tanto dove ti rivedremo, ma hai cerchiato sul calendario un'altra gara? Perché insomma a questo punto siamo curiosi, visto che quelle che segni poi le vinci. Hai cerchiato qualche altra gara che può essere buona per le tue caratteristiche? Sì, c'è questa di domenica alle Valle Aretine, poi c'è l'Abro a Rieti e il Casentino ad agosto. Noi ci auguriamo che tu possa farle tue, magari non tutte e tre, però anche solo una andrebbe bene. Grazie Andrea, ciao! Grazie mille, ciao! Grazie ad Andrea Di Renzo, complimenti di nuovo per questa bella vittoria. Allora, adesso non ti faccio commentare da papà, ti puoi aggiungere qualcosa? Ma... No, volevo aggiungere, comunque la crescita di Andrea è stata così graduale, è stato anche un corridore di Alessandro. Lui ha avuto questi problemi, ma lui ha lavorato in una maniera veramente encomiabile, perché io lo vivo, è mio figlio, no? E ha avuto questi infortuni, queste parentesi che ho dovuto stare fermo, però lui non ha mai mollato. Sì, io gli sto vicino come qualsiasi genitore possa stare vicino al proprio figlio, certo, che fa l'atleta, ma lui è caparbio, lui ha intrapreso una strada e la vuole portare fino in fondo. Spero che possa trovare fortuna, come dice lui, di poter trovare subito la conferma delle cose buone che ha fatto con qualche altro buon risultato, certo, e la speranza che a breve qualcuno si faccia avanti, ecco. Alessandro, allora descrivicelo anche te un po', Andrea Di Renzo. Guarda, so che te lo conosci molto bene. Io condivido quello che ha detto Marco, in più il ragazzo Andrea è un bravissimo ragazzo, è educato, è caparbio, ha grinta, ha tutte le carte in regola per essere un corridore forte che può ambire ad essere professionista.
Questa vittoria sicuramente lui è anche umile, non l'ha detto, ma questa vittoria è utile perché adesso acquisisce sicurezza, sì. Perché lui aveva questo blocco, l'infortunio, poi un anno lontano da casa, l'anno tante piccole cose che non sono andate bene a livello fisico. Per cui questa vittoria può essere uno spartiacque importante. Certamente, speriamo. Marco, conosciamo un po' la tua squadra, perché prima mi hanno detto, ma quando è che parliamo noi, adesso o dopo? E io ho detto, dopo, tra sì, poco, adesso. Li conosciamo, equamente divisi, non sono tutti, perché ne hanno una decina. Mancano quattro elementi, sono 10, sì. Quindi in studio abbiamo 6. E allora... chi ha il microfono? Te mi pare, eccolo qua. Non so se è acceso. Nome, cognome, età, da dove vieni, come va a scuola? Perché insomma, la scuola è importante. Non fare già con la faccia che sembra, insomma, mica tanto. Dai, descrivici chi sei. Allora, mi chiamo Luca Cicchini, ho 11 anni e vengo da Rocca Scalegna, in provincia di Chieti. Va benino a scuola. Invece con la bicicletta come va? Questa stagione sta andando meglio delle altre. Domenica scorsa ho vinto una gara di mountain bike ci sono stati altri podi e sta andando bene. Comunque bravissimo. Dal punto di vista televisivo bravissimo, adesso vediamo anche tutti gli altri, ma anche la gestione strada, mountain bike, ti piace insomma variare anche l'allenamento? Allora, mi piace variare, però principalmente mi piace andare in mountain bike. In mountain bike, lo preferisci? Sì. Perché so... Perché? Come mai? È come se parlo con la bicicletta. Ah, ok. Domenica, che ha vinto la sua prima quella gara con la mountain bike, ha chiesto al giudice in partenza se passava davanti, poteva passare l'arrivo con una ruota sola. Ah, quindi proprio un biker navigato. Mi fa rivedere le immagini. Uno che insomma fa altro oltre la strada, che è molto forte soprattutto nel fuoristrada, che quando arriva in penna e che adesso avrebbe anche una maglia iridata sulle spalle, lo conosco. Ti auguriamo ovviamente di essere almeno minimamente forte come chi... Però lui si parla in più. Lui ci parla di più, in più rispetto a Sagan. Certo, esatto. Bravo. Andiamo avanti, andiamo da... Ciao! Mi chiamo Elena. Ciao Elena! Quanti anni hai? Da dove vieni? Ho 11 anni. 11 anni? Vieni da? Selva di Altino, in provincia di Chieti. Selva di Altino. Anche per te, com'è il mondo della bicicletta? Come mai ti sei avvicinato al mondo della bicicletta? Com'è farlo insieme alla scuola? Insomma. Perché ti sei avvicinato? Come mai hai scelto la bicicletta? Perché tuo fratello? Non lo sai. Perché vedendo mio fratello che fa il ciclista mi è piaciuto anche a me. Ah, ok, questo è il contatto familiare, caro Marco, sì, è sì. Una delle cose che registriamo più di frequente. Ma la cosa di questa categoria è che tu li vedi che partono dalle categorie piccoline o addirittura come lei che la conoscevo già, timidissime, attaccate alla mamma, sì. Adesso le vedi che sono totalmente l'opposto, quindi hanno maturato in questi anni una padronanza, un modo di stare insieme, di aggregarsi, che è, già questo è un grandissimo risultato. Quindi. Certamente. Scusami, che classe fai, mi hai detto? La quinta. Come va a scuola? Bene. Ma le donne vanno tutte benissimo, le ragazze vanno tutte alla grande a scuola. E sugli uomini c'è da discutere. Brava Ele, andiamo avanti. Ciao. Sono Demetrio Colanero. Ciao Demetrio. Ho 12 anni, vengo da Casoli. Sì. E... anche per te, com'è stato il primo contatto col mondo della bici? Per me è sembrato un po' strano. Con la prima volta che sono salito sulla bici, e sono salito sulla bicicletta da strada. Strano perché?
perché io avevo sempre visto le biciclette, quelle con il manubrio normale, quelle da strada c'hanno... Con il manubrio ricurvo non hai mai provato? No. Con il manubrio da strada non l'hai mai provato? No. E però poi sei abituato? Sì, poi mi sono abituato. E come va? Va abbastanza... Hai fatto anche tanti amici, immagino. Sì, abbastanza. Va abbastanza bene. Rispetto agli altri anni sono migliorato molto. Sì, beh, confermo. Confermi. Demetrio, un altro fratello... ha preso spunto dal fratello. Ah, hai preso spunto dal tuo fratello? Molto, molto chiuso, però adesso nell'ultimo anno, oltre ad aver migliorato tanto, proprio secondo me è quello che adesso è più appassionato, si impegna, viene in tutti gli allenamenti, non manca mai, anzi, certo. Telefona, dice oggi si fa allenamento, oggi facciamo allenamento, non piove, facciamo allenamento. Ok, ok, quindi, ho capito, capito, è uno molto costante, bravo, sì. Bravo Demetrio, bravo, bravo. Demetrio. Saliamo... al piano superiore, eh? Andiamo da... Ciao, ti chiami? Mattia Di Cencio. Ciao Mattia. Ho 11 anni. Vengo da Casoli. Sì. Conoscevi già Demetrio? Sì, sì, sì. Siete tutti e due di Casoli, giusto? Sì, sì. Quindi avete proseguito l'attività? Sì, sì, abbiamo iniziato insieme. Avete iniziato insieme, ok. Per te invece com'è stato il contatto col mondo della bici? Ho iniziato sin da piccolo, mi piaceva andare in bici, però quando ho visto anche mio padre che andava in bicicletta mi sono appassionato, mi sono convinto di iniziare il questa attività. Come ti trovi con la squadra, con il resto dei compagni? Bene, bene. Perfetto, bravo Mattia, andiamo avanti. La zona centrale è quella femminile, cioè la corsia centrale. Ciao, ti chiami? Ciao, mi chiamo Sara di Ciao, Renzo Sara. E sono la figlia di Marco. Ah, quindi proprio ok. E come è iniziato? Come è stato il primo contatto col mondo della bicicletta? Va, beh, io fin da piccolina ho cominciato ad andare con la bici. Ma papà dà consigli? Diciamo che dà più consigli a Andrea perché comunque è quasi professionista, quindi... Però anche a te? Sì, diciamo che mi dà anche a me tanti consigli. Ma magari anche quando non siete in allenamento, dice, guarda che lì hai fatto una cosa, succede questa cosa sì, qua? Sì, comunque a tutta la squadra, non solo a me, e niente. Ma lei adesso è in una fase... pallavolo ciclismo pallavolo ciclismo è ancora vedo un po' di indecisione sì, sì vabbè ci siamo tra un po' ci... l'importante è fare sport poi. Assolutamente 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 brava Sara andiamo avanti chiudiamo mi chiamo Nicolò Pizzi ho 11 anni e vivo a Lanciano sì. E da 6 anni che faccio ciclismo. Da 6 anni fa ciclismo? Sì. Quindi da sempre praticamente. Vedendo mio padre vincendo le Paralimpiadi. Com'è? Ah, tu sei il figlio di? Pizzi. Luca. Di Luca? Sì. Ma ci siamo visti un po' di tempo fa, qualche settimana sì. fa, vero? Sì. Ah, ecco dov'è, per questo mi sembrava una faccia conosciuta. Ecco, bravo, bravo, bravo. E vabbè, anche per te immagino che i consigli siano tanti o no? Papà, sì. Dai consigli, ma sì. Ti sta seguendo? Penso di sì. Penso di sì. Ma senti, ecco perché fai ciclismo da una vita, giustamente. Sei praticamente cresciuto anche sì. te in una famiglia di ciclisti, sì. sostanzialmente. Va bene Marco, una bella squadra, fatemi un applauso ragazzi. Grazie. La ripresa di impennare la bici che ho fatto io per giudice Gino Verratti, la ripresa a te che impennavi. Non so chi l'ha scritto. Sì, allora impennavo. Va bene, siamo quasi, anzi no, siamo quasi, che siamo quasi, siamo in chiusura. Presidente, bentornato in Abruzzo, le scrivono a Giancarlo Ceruti. Io vi ricordo, ringraziando Giancarlo Ceruti, i testi che ho qui, che non sono i soli che ha scritto, però... Vogliamo dire anche la casa editrice, per esempio, le case editrici? Sì, va bene. Il ciclismo dalla Sicilia alla Toscana, edizioni Unicopli, sì. Così come Migrazioni contemporanee.
mentre tra passione e realtà di futura edizioni. Intanto tra un po' salutiamo tutti. Luciano, hai voluto omaggiare questa sera l'omaggio? Sì, omaggiamo l'ex presidente della federazione, appunto Ceruti, con le bottiglie della Tenute Ulisse, che è il premio di ringraziamento per la gentile serata che ci ha dato, presidente. Un applauso a Giancarlo Ceruti, che salutiamo, e grazie per essere stato in nostra compagnia. Grazie e in bocca al lupo per il resto della stagione ad Alessandro Donati. Un applauso, ciao Alessandro. Speriamo, insomma, che magari, chissà, canola, bruciamo le dita. Sì. Grazie, in bocca al lupo a Marco Di Renzo. Ciao Marco. Grazie. In bocca al lupo a te, alla Sandro Bike. E domenica Di Renzo fa una manifestazione di mountain bike. La vediamo la locandina? Allora, ce l'abbiamo? Dico due parole: domenica 1 luglio a Palena, la seconda edizione in ricordo di nonno Bruno, mio padre. Vediamo la locandina, poi vediamo gli appuntamenti, Maurizio, al volo. Riusciamo? Ok, tra pochissimo. Intanto vi do gli appuntamenti, che adesso, mentre cambiamo sfondo, ovviamente gli appuntamenti non li vedrete più. Eccolo qua, in ricordo di nonno Bruno, seconda edizione, domenica 1 luglio a Palena, ritrovo ore 14.30, partenza ore 16.30, gara ciclistica di mountain bike riservata alla categoria giovanissimi, davvero da non perdere, soprattutto perché in queste manifestazioni si vede il ciclismo, chissà che sarà, cioè noi ce l'auguriamo e l'auguriamo anche a tutti quelli che parteciperanno a questa gara. Gli appuntamenti con Velo li avete visti alle 21 in diretta sul canale 14 e il digitale terrestre su 606 per i residenti nella regione Molise, la prima replica all'una di notte 17.20 domani. E poi domani sera, sempre per gli abitanti della regione Molise, su Telemolise 2, quindi dal canale 14 in Abruzzo andiamo sul canale 12 in Molise, alle 20.50 avrete la replica integrale della trasmissione. Ovviamente ho salutato tutti, mi sono dimenticato l'ideatore della trasmissione. Ciao Luciano, ci vediamo giovedì prossimo, un applauso. Buonasera a tutti. Grazie a Maurizio da qui in regia, grazie a Gianluca Fortunato alle camere, grazie a voi che ci avete seguito. Ci vediamo giovedì prossimo in diretta alle 21 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte. La bicicletta è l'ombra di tante storie. La nostra, dopo anni di attività agonistica, si chiama Rabottini Cicli Sport. Se la bici è la tua passione, vieni nel nostro punto vendita. Da noi puoi trovare tutta la gamma Scott: bici da corsa, mountain bike, e-bike, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano, SRAM, le migliori ruote in carbonio, Mavic, Fulcrum, Corima, Vittoria, Campagnolo, Zip, abbigliamento personalizzato, Biotex, Ale, scarpe da corsa, mountain bike e spinning, Sidi, Scott, Mavic, DTM, computerini, cardiofrequenzimetri e satellitari, Polar, Brighton, New Technology, occhiali e caschi, assistenza meccanica professionale, finanziamenti Agos. Inoltre, offriamo un vasto assortimento di bici e accessori per chi pratica triathlon, con scontistiche vantaggiose. Siamo a Marina di Città Sant'Angelo, in Viale Matrino 31. Seguici sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato sulle nostre offerte. Rabottini Cicli Sport, dedicato a chi pratica ciclismo e pedala con passione.
Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manoppello, via Vallone 16.